Vera Aslan ha 20 anni, nata in Grecia da genitori siriani emigrati ad Atene 30 anni fa, studia ingegneria civile e il suo pensiero torna sempre ai suoi cari rimasti in Siria. Fino a quando la situazione ad Aleppo non è precipitata, lei e i suoi genitori passavano le vacanze estive in Siria. Ora il solo pensiero è fuori discussione. È tremendo che ora ci sia una guerra in corso e coloro che non hanno alcuna responsabilità sono gli stessi che restano uccisi e sono costretti a lasciare le proprie case. Hanno visto tutto quello che avevano costruito venire distrutto dalle bombe. Hanno dovuto lasciare tutto dietro di sé, vendere tutto per poter partire. Vedere il suo paese a pezzi, vedere la sua gente morire, è un pensiero che la distrugge e le fa crescere il desiderio di poter fare qualcosa di concreto. Vera studia ingegneria civile. Quando si laureerà, teoricamente potrebbe aiutare a ricostruire il paese dei suoi genitori. Quando le abbiamo chiesto il suo futuro, ci ha risposto proprio così. Potrei tornare da ingegnere civile e aiutare a ricostruire la Siria. Ma questo non potrà accadere se il conflitto continua, se tutte le parti coinvolte continuano a combattersi per spartirsi la Siria e costruire impianti di gas naturale.